Allora, qui abbiamo altre cose da fare. Cosa potremmo fare innanzitutto? Abbiamo bisogno di più Army Experience. Non che non ci serva l'Army Experience al momento. Mi concentrerei su altro. Bastione della democrazia. Riparazioni gratuite. Riparare, penso che l'equipaggiamento si possa riparare durante le battaglie. Più trade income. Infatti equipment. Meno costi di produzioni. Gunrunner option più 25. Non so bene cosa intenda. Questo qua mi piace, sto pompando molto la fanteria che abbiamo, quello poco ma sicuro. E comincerò anche a reclutarne altre, non appena abbiamo abbastanza armi da parte, messe da parte. Cosa ho bisogno per mandare gente fuori? Posso andare con veicoli, perdo fanteria, equipaggiamento di fanteria, veicoli e soldi. Se no mando soltanto fanteria. Immagino che quei veicoli siano più veloci e più sicuri. Proprio adesso mandiamo ciò che abbiamo. E quanti piccoli abbiamo tra le altre cose? Non ne stiamo neanche producendo? Oh sì, dovremmo, forse stiamo producendo le biciclette. Sì, esatto. Veramente siamo presi con le bombe. E non abbiamo nient'altro. Abbiamo le power armor che per adesso non ci interessano. Abbiamo detto che forse non le faremo neanche mai. Dobbiamo concentrarci un po' di più sulla ricerca dei veicoli adesso. Non so se passare prima gli aerei. Dovrebbe essere interessante anche quello. Dash, ok. Quello per adesso abbiamo aumentato il numero di forze speciali e ci va anche bene. Basic technology, infrastrutture, war support, time experience, civilian workshops. Varie cose, non so neanche io cosa siano di preciso. Qua posso. Non ho. Niente. Ok, questo passaggio qui è inutile adesso perché si doveva fare nel momento in cui c'era il voto di sfiducia nei nostri confronti. Allora, potremmo andare contro gli sci, o se no, espanderci in altro modo. Allora, in realtà potremmo sì farli unire a noi. Non mi dispiacerebbe come cosa. Oppure concentrarci un attimo sulla produzione. Factory output per 365 giorni. Construction speed delle military factory. Questo non sarebbe male come idea. Oppure andare a combattere per le Rapids, questo pure è interessante. Empire Liberty. Qui abbiamo Effective Change, più popolazione reclutabile, meno Consumer Goods Factories, meno fa più Factory Output, Dockyard, un po' meno Trade Income. Anche dai Base Node abbiamo meno Income, meno Introiti, più costruzione, più velocità di costruzione di fabbriche militari e civili. Potremmo costruirne tante velocemente se facciamo questo più questo. Non sarebbe male. Anche questo. Facciamo una serie di costruzioni veloci di fabbriche militari, a mio parere. Però prima converrebbe fare gli altri, perché abbiamo gli altri bonus non scade. Questo invece il bonus scade dopo un anno. Quindi per sfruttare al 100% tutto il bonus dobbiamo fare una cosa di questo genere, in teoria. Per cancellare cosa devo fare esattamente? Devo andare qui e fare cancel. Perfetto. Start. Ottimo. Allora, forze speciali. Non abbiamo però, diciamo, l'esperienza per poter migliorare questi template. Prima di reclutarne, quindi aspettiamo un attimo. Mettiamo velocità 4. L'esperienza adesso la stiamo facendo soltanto grazie a voi. Ben poca, ben poca. Ben poca. Così quanto ne guadagniamo al giorno adesso? Quasi 0.1 al giorno. Non è malvagissimo. Quindi ogni 10 giorni guadagniamo uno di esperienza, poche parole. Vabbè. Meglio di niente sicuramente. Le Rapids sono questi territori qua. Potremmo andare a conquistarli. Ne vale la pena farlo subito. Hanno risorse? Sì, hanno risorse. Neanche pochissime da quello che vedo. Gli sci pure ne hanno un bel po'. Neanche gli sci sarebbero da andare a combattere. O proporre un'annessione. Lo state cover o petto cicco. Ok, guerra in Messico, delle quali ci interessano ben poco. L'assedio di Hidden Valley. Quindi è caduta Inland Valley. Ah, quindi i nostri alleati Mojave Territories hanno conquistato praticamente i territori qui della Brotherhood. Ok, quindi abbiamo eliminato un capitolo della Brotherhood, della Confraternita. Ci manca solo Lost Hills, che probabilmente attaccheremo prima o poi. Bisogna seguire però i Focus Tree per fare ciò, credo. E, sì, diciamo la Confraternita forse più grande è il chapter dell'Alamo, quindi il chapter texano. Questo probabilmente è ciò che andremo a giocare prossimamente. Mi piacerebbe molto. Che
create confraternite potrebbero essere troppo difficili, non ho grande conoscenza del gioco, hanno territori minuscoli, invece qua hanno un bel territorio. Ah, c'è il chapter dell'Alamo, ok, e poi c'è la Texan Brotherhood proprio. Forse qui puoi, diciamo, unire due chapter in qualche modo con loro Focus 3, chi lo sa. Avranno anche loro qualcosa intorno da conquistare, chi lo sa, chi lo sa. Un giorno giocheremo anche quello. Ci sono varie fazioni che sono interessate a giocare in questa mod, parecchie fazioni. Allora, qui cosa vogliamo ricercare? Abbiamo detto che volevo ricercare qualche veicolo. Non sarebbe malvagia come idea. Non sarebbe malvagia. Andrei sui camion. Anche gli aerei mi interessano in realtà. Forse gli aerei... forse gli aerei convengono un po' di più. Sì, direi che andiamo sugli aerei prima. Anche così mi gira. Aerei. Noi che possiamo, sono una NCR poco Giuda, se no facciamo noi chi deve fare. Quali aerei però, quello, guardate quante roba c'è, cioè. Veramente assurdo. Allora, sofisticati, intermedi. Monoplane attacker, cosa fai tu? Vorrei aerei che supportano chiaramente anche le truppe a terra. Ground attack 14, quindi dovrei andare su di voi. Tu hai ground attack, strategy bombing... Sì, ne hai poco, ma ce l'hai, sì. Cominciamo a produrre aerei, che secondo me qua gli aerei in sta mod fanno vincere guerre. Dubito che molte fazioni abbiano, diciamo, ciò che serve per contrastare un aeroplano in questo mondo. Quindi vorrei pensare che sia la scelta giusta da fare. Imparo Liberty, perfetto. Poi andiamo a fare... A ricercare... Quella ricercare questo... Construction. Ok, fabbrica militare. Stiamo già costruendo parecchie in realtà. Perfetto. Mettiamo ancora a costruire, che non si sa mai. Non dimentichiamoci però delle civili, pure queste sono importantissime. Infatti fare una cosa di questo tipo io. Una cosa di quel tipo. Perfetto. Additional plating. Ottimo. Clay working. Allora, Pandora's Box. Ok, praticamente abbiamo fatto una spedizione, vi ricordate? C'era la possibilità di avere un Pandora Box oppure di trovare un tesoro di qualche tipo. Pandora's Box vuol dire qualcosa di cattivo che dovrebbe accadere in teoria. Aprire il vaso di Pandora. Cosa hanno trovato praticamente? Molti di loro non sono tornati praticamente. Alcuni, solo pochi, solo coraggiosi ce l'hanno fatta. Abbiamo più 50 manpower e abbiamo trovato 40 unità di equipaggiamento di fanteria. Poteva andare peggio, potevamo morire molto più rapidamente. Allora, le armi laser non sarebbe male. Pioneer Kit può tornare utile. Oppure andare su Rockets AA, che anche quelli non sarebbero malvagi. Anti-tank support, dinamiti. Potremmo andare anche di cani, potenzialmente. L'abbiamo velocità di ricerca qui del 100%, direi anche sì. Una bella arma. Cosa dobbiamo fare? Anticarro. No, antiaerei. Gli antiaerei li cerchiamo. Non si sa mai, qua qualcuno viene fuori col jolly degli aeroplani e ci spacca in due durante una guerra. Allora, noi qua possiamo modificare. Voi siete truppe speciali. Truppe speciali. Non usiamo le power armor, però l'abbiamo detto. Truppe speciali da 20. Abbiamo anticarro, recon. Cosa dobbiamo fare? Fire team. Cosa fa il fire team? Aumenta difesa, attacco. Attacco aereo, HP. Piercing. Bottone utile, deduco. I nostri ranger sono abbastanza cazzuti al momento. La motorizzata, come la motorizzata? 20 abbiamo in motorizzata. La recon ti aumenta un po' tutto, quello che vedo. Supply use, suppression, HP, di quanto però. Dito anche in movimento, questo serve. Quello serve sicuramente. E per adesso ci fa anche bene così. Allora, reclutiamo quanti più rangers possibili. Allora, questo template usa 10 special forces capacity. Quindi abbiamo 30. Stiamo reclutando uno, quindi non possiamo reclutarne altri. Va benissimo. In realtà potremmo, o forse non lo recluta, chi lo sa. Comunque, reclutiamo un solo reggimento per ora, poi col Focus 3 riusciremo anche ad ampliare, ad aumentare quel limite, ecco. Non so se lo faremo subito, potremmo.
ci tengo molto alle nostre forze speciali, onestamente. Qui continuiamo a investire nel commercio. Altri commercianti dalle Hawaii. Stabilità, war support, manpower, DDC. Abbiamo il primo aereo, finalmente. Io andrei sul... Cos'è? Monoplane fighter? No, io andrei sul monoplane attacker. Quindi continuiamo ad andare giù di qua. C'è qualcosa che può velocizzare la nostra ricerca degli aerei? Allora, qui per adesso non credo di voler fare nulla. Non con manpower, non con manpower. Potremmo diminuire un po' di... Daily compliance. Come andare qua, secondo me, sull'outside battalions, perché ci espanderemo tanto. Abbiamo bisogno di manpower per fare ciò, anche se ne abbiamo ancora parecchia. La stabilità che abbiamo è molto alta. Aumenterebbe anche la compliance e l'assimilazione dei rifugiati. Secondo me questa è una buona scelta per noi. Vediamo se c'è qualcos'altro che vogliamo fare prima di ciò. No, questo non direi. Questo qua no. Local leaders, legendary wastelanders. Allora, politica power gain, military leader cost. Command power, special forces, minimum capacity. Fa un sacco di... un costo altissimo dei military leader, dei leader militari. Un po' meno politica power gain, però otteniamo un sacco di bonus che mi intrigano parecchio. Special forces, minimum capacity. 100 politica power però, porco Giuda. È parecchia, eh. Army training, vogliamo addestrare le nostre truppe. Training time, division organization, justify war goal. Pure questo sarebbe interessante. Non so cosa voglio fare prima. Non so cosa voglio fare prima di tutto. Questo potrebbe essere interessante. Forse c'è altro. Dobbiamo anche aumentare gli stipendi. Più special forces capacity multiplier, più esperienza guadagnata dalle divisioni, army experience gain più 5%. Non so se mi conviene andare su questo per ora. Per adesso non credo. Siamo scene buone un attimo. Allora, cargo air, CAS. Ground attack, questo ci serviva, vedi? Close air support, aumentiamo l'efficacia, la ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. E torna tutto molto utile. Ok, promises of strength and security, adesso andiamo su questo. Perché non posso? Ah, abbiamo bisogno di denaro, porco Giuda. Ma io ce l'ho il denaro, abbiamo bisogno di più denaro a quanto pare. Vabbè, questi bonus comunque ci rimarranno. Possiamo concentrarci su altro nel frattempo. Io andrei su Ishii per ora. Se sono qui nel mezzo, vorrei anche rifarmi dei maroni o farli venire a noi, a seconda di quello che accade. Non è una cattiva idea. Lontana chapter. Ok, war mongrels, perfetto. Hanno trovato i nostri scavengers. Hanno trovato infantry equipment. Abbiamo un 50% di bonus di ricerca per risorse agricoltura, tecnologie e risorse agricoltura. Ottimo. Allora, voi cani siete forti in cosa? Lo andremo a vedere. Andremo a vedere, però io vorrei concentrarmi su altro. Ora non li sto usando i cani. Però qua non c'è molto su cui concentrarsi, vero? No, qua dal punto di vista degli aeroplanini non credo. Veicoli, facciamo i veicoli. Diciamo che non mi servono i cani, sui veicoli. Giusto? Probabilmente. Che voglio, sto cercando di fare tutto e tutto e niente. Devo concentrarmi su qualcosa di specifico, appunto. Qui cosa vogliamo fare? Veicoli, anticarro. Armi ne abbiamo... Vogliamo andare sulle armi di base, secondo me. Abbiamo bisogno di tanta fantina di base, giusto? Quindi c'è bisogno di quello, dell'infantry equipment. 5 al giorno ne facciamo. Quindi servono special ops, infantry e support equipment di base, a mio parere. Allora, qui a Wolfgang the 9 San Francisco. Politica power più 100, più war support. Gli sci ottengono l'evento. Perfetto. Io qua non posso andare a destra, per forza andare a sinistra, perché vedete, gli orsi rossi sono Kimball, i blu sarebbero stati possibili da ricercare se avessimo scelto All Good al governo. Meno stabilità, più popolarità nel ruler, ok, questo bisogna farlo per andare avanti lungo quel ramo. Qui c'è qualcosa che voglio fare, allora, visto che stiamo avvicinando a vari eventi. Construction Speed Caps Income, Peacetime Corps... Ma più popolazione reclutabile. Mi piace volunteer military.
l'esercito volontario. Construction speed, mobilization. Abbiamo meno construction speed, siamo qui. Meno income dei caps. Però più popolazione, più mobilizzazione. Non so se mi interessa quello adesso, oppure forse abbiamo bisogno di generali, però, giusto? Attacco delle forze speciali. Stabilità, war support. Special forces. First Ring of Command, ricognizione. Special forces minimum capacity. Allora, qua c'è un attimo a capire cosa voglio scegliere prima. Più army experience gain, supply consumption. Attacco e difesa delle divisioni sul core territory. Mettiamo il limite di truppe speciali, così da poter reclutare altri rangers. Allora, Vancouver e Maymans richiedono tariffe più basse in termini di commercio. Meno 15% per 200 giorni. La loro opinione di noi aumenta. No, grazie. Preferisco ottenere i soldi. Tanto vi conquisteremo a prescindere prima o poi, deduco. Cosa bisogna fare qui? Perché non posso? Che ho bisogno anche della ricerca? No, non è quello il punto. Qual è il problema qui? Motorized flight. Devo ricercare motorized flight da qualche parte, che è questo, esatto. Lo ricerchiamo. Mi ero perso quel pezzo di, diciamo, di ricerca da dover effettuare. Qui continuiamo con quest'albero, perché ci servono le dottrine per combattere al meglio, ovviamente. Qui continuiamo a investire un po' nel commercio. Andiamo a vedere un po' il commercio. È aumentato di parecchio. Dovrebbe, sì, guardate qua che roba, 60, 70, 93. Se non erro, i numeri erano molto più bassi all'inizio, quindi penso valga la pena investire ogni tanto 200.000 NCR dollars. Non so bene se mi conviene tenere soldi da parte per qualche evento specifico oppure no. Quella è una bella domanda alla quale non so dare ancora risposta. Verspo, perfetto. Qua cosa possiamo fare invece? Qui abbiamo ottenuto meno stabilità ma più popolarità nel nostro ruler, in Kimball, in poche parole. Allora, in questo caso, più popolarità, Public Custom Union, quindi noi avremo più velocità di costruzione, ricerca, output delle fabbriche, dei dockyard, dei cantieri navali, quindi più risorse sul mercato, meno tariffe commerciali, più passive caps income. Ok, questi qua effetti però che accadono a sci. Quindi perché entreranno a far parte dell'NCR, voi non siete parte dell'NCR al momento. No, abbiamo solo un patto di non aggressione e vi garantiamo l'indipendenza. Però voglio pensare che sarà quello poi in futuro l'obiettivo, farli unire a noi in qualche modo. Faccio The Warren, vabbè, andiamo sui camion, finalmente. Piuttosto che le moto, proprio sui camion. Where are raiders when you need them? Ci sono dei ratti, a quanto pare. Ah, i more rats, ok, i topi talpa praticamente. Sono sotto a Shady Sands, purtroppo... 6 persone sono state parzialmente mangiate fino ad ora. La gente se sta andando. Quindi per 60 giorni avremo uno sviluppo di minerali 15%. Molto bene, insomma. Questo va a impattare su questo aspetto qui. Questi numeri non cambiano mai. Non abbiamo modifier, a quanti pare. Non c'è nulla che ci permette di migliorare quell'aspetto al momento. Non ho mai trovato nulla che ci dia una percentuale positiva o negativa in quel settore, diciamo, in quello, insomma. Allora, tactician, meno supply consumption. Questo mi interessa pure, mi pare molto interessante. Siccome stiamo preparando molto alla guerra, io direi di sbloccare questi leader militari. E qua, in un mondo del genere, consumare meno supplies, meno rifornimenti, non credo sia una cosa cattiva da pensare. Ok, qui possiamo decidere. The Wise Dragon, ovvero... Invitiamo gli sci a unirsi all'NCR. Oppure prendiamo i claim per conquistarli. Li conquisterei. Comunque, allora, quindi prepariamoci. Prepariamoci ai fronti. Tu via qui, tu vai qua. Ok, tu di qua. Tu invece vai di qua. Perfetto. Non so bene perché se li faccio unire all'NCR rimangono comunque, diciamo, una fazione a parte. Invece io voglio che siano sotto il mio controllo. Qui deploy units. Ah, perfetto. Tempismo ottimo per delle truppe
speciali. Andate sotto il comando del vostro generale speciale, che tu dovessi avere i bonus con le truppe speciali, vero? Non ancora, ma li avrai, ne sono certo. Allora, welcome on board. Allora, i sci hanno deciso di unirsi alla nostra alleanza. Come rispondiamo? Non è il nostro migliore interesse. Questo però, no, non è il nostro migliore interesse per ora. Voglio conquistarli e basta. Perché secondo me potremmo sfruttare le loro risorse molto più adeguatamente rispetto agli A. Ho questa sensazione, quindi è quello il mio obiettivo. Andiamo comunque a espanderci molto con l'insiare in questo playthrough. All'inizio volevo rimanere un po' nel territorio originale, ma mi va anche bene fare questo in realtà. Qui aumentiamo la costruzione, la velocità di costruzione e altro delle fabbriche militari. Così avere abbastanza per costruire anche gli aerei in futuro, eccetera, eccetera. Quindi voi potete anche... possiamo anche dichiarare guerra. Via. Si parte. La guerra è cominciata. Su quel fronte dovremmo vincere tranquillamente. Su quest'altro invece faremo un po' più fatica, a quanto pare. Non abbiamo truppe troppo forti. Qui abbiamo milizie che non ci interessano. Volete diventare almeno SR Troopers, come minimo. Cambiamo assolutamente. Avete anche qui delle medaglie da poter sfruttare. Station, quindi faccio così, posso dare organizzazione della divisione, supply consumption, più attacco. Questo mi piace. Investiamo un pochino, ma sì, andiamo nell'attacco, via. Queste divisioni vogliono essere, devono essere potenti. Navarro Troopers, voi che template avete, scusatemi. Qua abbiamo dei template del Navarro che in realtà non ci interessa nulla. Infatti siete scarsi come pochi. Siete scarsi come pochi. Poi perché mi dice che mi dà cose indietro? Ah no, we need. Ok, perfetto. In verde vuol dire che ce l'abbiamo e basta. Infatti template, che tipo di template è questo? Liberty Company. Non so voi da dove uscite fuori, ma diventerete delle truppe normali. Io devo sapere con chi ho a che fare. Perdo un po' di esperienza, ma non mi interessa. Manteniamo un po' di pubblica power. Non investiamo troppo in medaglie, sennò crepiamo male. Oh, là. Qua già si ragiona. Possiamo anche avanzare da quest'altra parte. Qua vedo che avanziamo molto bene. A sud. Voi qua decidete di... ah, forse è che bisogna attraversare... ah, non c'è il passaggio lì. Perché non funziona? Faccio una cosa di questo tipo? Così funziona, magari? No, non vogliono muoversi. Sono... indecisi su cosa fare. Qua possiamo assegnare anche un capo supremo. Mossman. Un bel po' di attacco, eccetera, eccetera. Non male, non male. Un bel po' di bonus interessanti. Io ti direi, ti farei lead foot. No, non lead foot, scusa. Tu dovresti essere questo, vestito strange, per avere attacco di ghoul e fanteria di base molto più forte. Incluso quello dei bonus, diciamo, dei singoli. Qua abbiamo della power armor che possiamo far fuori tranquillamente. Ah, ecco, era in pauso. Ecco perché non avanzavamo. LOL. Dettagli, dettagli. Io vorrei avanzare, esatto, con voi vorrei andare a Concord, vorrei chiuderli, tagliare un po', allungare il territorio, il fronte, in modo tale da non permettere di poter difendere tutto, e noi possiamo sfondare dove vogliamo di conseguenza. Vedete come va su, come va avanti. Free Fighters o Rekka, non voglio nessuno, non ho bisogno di nessuno. Voi per adesso unitevi a lui. I Rangers guidano le truppe in battaglia. Allora, dinamite potrebbe tornare utile. Però migliorerei più quello che già abbiamo. L'anticarro potrebbe essere utile contro le power armor e non solo. Quindi lo miglioriamo sicuramente. Dottrina disponibile. Più, meno supply e costa meno. Abbiamo anche infinite experience gain. Perfetto. Investiamo, visto che stiamo combattendo, di esperienza ne guadagniamo abbastanza. Non accettiamo volontari della gente, perché tanto chi se ne frega. Poi tu fai questo giro strano. Quanto più veloce ti muovi? Si muovono veloci le moto, eh. Le moto si muovono molto veloci. Vedete come stiamo, come li stiamo accerchiando piano piano. Anche al nord stiamo avanzando senza indugio. Una relativa calma. Non abbiamo tutta questa estrema fretta. Continuiamo ad investire. Allora, adesso abbiamo praticamente molto più velocità di costruzione e output e production efficiency growth per un anno. Bisogna sfruttare sicuramente quella cosa. Power armor. Qua dove si arriva poi consumer goods inferiori, construction speed.
Ah, questo qua è solo roba che accade nel caso andassimo in guerra con la Caesar Legion, quello che capisco. Allora, cosa vogliamo fare adesso? Qui abbiamo risorse da poter sfruttare. Construction speed. Caps income. Là non mi interessa particolarmente ora. Voglio capire. Andiamo, o sblocchiamo i claim anche per le Rapids. Oppure proviamo a fare altro. Tipo qui cosa c'è? The Divide. Miriamo i nostri Rangers. Sì, dobbiamo prepararci alla guerra future. Quindi abbiamo bisogno di più cap per le forze speciali. Qui aerei nuovi. Oh sì, ti prego. Voglio arrivare almeno all'attacker per avere aerei decenti da poter sfruttare in guerra. Immagina adesso avere un supporto aereo qui in questa battaglia. Cioè, sarebbe... abbiamo già vinto un'ora fa probabilmente. Abbiamo già vinto un'ora fa. Quelli là che stanno facendo là esattamente. Forza speciale via. Avevo dovuto leggere, ma non importa. Le volte mi metto troppa fretta in questo gioco. Ok, qui il piano. Ah, lì non abbiamo. Ah, perché giustamente qui loro possono. Attraversiamo il fiume così li tagliamo fuori completamente. Voi andate qua per favore. Anche voi andate qua per favore. Voi andate qua per favore. Anche voi. Ci stiamo unendo con i due eserciti praticamente. Prendi alle spalle. Così li affrontiamo con molta più facilità. O voi da qui avanzate verso San Francisco. Oserei dire. Avanzate verso San Francisco. Voi lì per adesso difendete fino a quando non riusciamo a ricomporre. Ok, le altre truppe a difesa ci sono. Quindi voi due in realtà dovete andare qua giù. Qua dovremmo schiacciarli il prima possibile, oserei dire. Quindi avanziamo, avanziamo, avanziamo. Bene, 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 li stiamo asfaltando. Manterrei anche delle esperienze da parte per adesso, la conserverei. Il war support fa schifo, anche la stabilità. Poi vai in guerra in questo gioco, veramente, è una cosa assurda. Per più di fare tante guerre ci vuole un sacco di... Guardate i malus, cioè è una cosa assurda. Factory output. Political power gain, resistance. Già che siamo in guerra a meno 20% di stabilità. È una bella botta, effettivamente. È una bella botta. Voi qui non avanzate per quale assurdo motivo, esattamente. Perché vi eravate buggati, può essere. Qui devono perdere. Ah, che qua c'è ancora territorio, ecco perché. Di voi e voi, in realtà, qui dovete andare a difendere, esatto. Anche voi qua. Stiamo distruggendo, ottimo. Camion ricercati. Cosa voglio fare qui? Questi qua potremmo tenerli per un po'. Mobile Recon. Questo può essere utile per avere le connessioni anche con i carri armati e i veicoli in generale. Così da farli stare a passo. E qua li stiamo accerchiando praticamente. Qui ottimo. Lascio solo da annientarli. E poi arrivare a San Francisco. Spesa San Francisco probabilmente vinceremo la guerra. Guarda, non hanno più via di scampo lì, veramente. Cosa vogliono fare? Nulla. Non faranno nulla, infatti. Abbiamo annientati. Qui non riusciamo a sfondare perché hanno tante truppe, ma forse pian piano riusciremo a farlo lo stesso. Non posso neanche utilizzare abilità per adesso. Qui sono da tagliare fuori in qualche modo. Voi fermatemi un secondo, fate la carità, così riusciamo magari a tagliare fuori le divisioni e non combattere inutilmente tutti i territori che non servono. Qui abbiamo decisioni disponibili riguardo cosa. Mandiamo altri scavengers. Weekly manpower, mobilization, weekly war support. Non so, potrebbe esserci utile, ma non adesso. Non ci serve al momento. Tanto vinciamo ugualmente, probabilmente. Qui c'è qualcosa che... Ah, sì, dovrei usare questo qua per il camion. Vabbè, produciamo i camion. Immagino fosse quello l'equipaggiamento. Sì, non vedo più le jeep, le moto. Quindi sì, erano quelli veicoli probabilmente da dover sostituire in termini di produzione. Chiaramente ci metteremo un po' a produrre un bel po', però. Poi avevo gli aerei in futuro. Abbiamo bisogno anche però di esperienza per avere gli aerei. Tu devi stare fermo. Tu devi stare fermo. Hanno avuto il doppio delle perdite loro rispetto a noi. Vediamo se riusciamo a ottenere un risultato così.
potrebbe essere una cosa buona. Riusciamo a tagliarli fuori in quel modo. Un Ranger Corps, quindi possiamo reclutare più Rangers. Rangers Leads. Questo non so bene che sia, che tipo di tecnologia sia. Ranger Lead. No, non me la trova. Oh sì. No, non me la trova. Forse un'abilità specifica. Potrebbe essere anche quello. Per adesso però non credo mi sia necessario. Qui potrei andare anche altrove. Potrei andare di qua. Più divisione, attacco. In realtà ci serve stabilità, giusto? Civilia Workshop Development. Qui cosa possiamo fare? Altre fabbriche. Political Power. Antiaeree. Fabbriche civili. Più sviluppo. Infrastrutture. Fabbriche militari. Building slots. Qualcosa, mi serve qualcosa per la stabilità. Non so bene come lavorarci. The Chop Shop. Anche la ricerca di veicoli in futuro sarebbe interessante. Qua più risorse. Veicoli in generale, tecnologia, velocità di ricerca. Construction speed. Sì, non c'è niente che mi dia però, come dire, sviluppo. Posso cominciare questo? No. Perché c'è poi le elezioni del 2278, delle quali bisognerà tenere in considerazione l'esito prima di andare avanti. Qua potremmo fare qualcosa con i territori del Mojave, visto che hanno vinto la guerra. Possiamo mandare manpower, ottenere war support. Questo non sarebbe male, in generale. Non sarebbe male. Quindi adesso facciamo army experience con manpower, meno political power. Però pian piano otterremo, i territori del Mojave otterranno roba. Noi perderemo risorse, però in cambio... No, ma il Mojave, in questo caso il Mojave Territory sottengono il war support, non io. Quindi per adesso questo non mi interessa proprio nulla, in realtà. Ci converrà farlo quando verranno attaccati di nuovo? Per adesso non credo mi interessi. Noi dobbiamo fare qualcosa, non so bene cosa, in realtà. Perché qui nulla mi aiuta per migliorare questo genere di cose. Le cose che possiamo fare è investire nelle risorse. E nell'economia. A livello di truppe siamo a posto per adesso. Io recluterei altri rangers, quanti più rangers possibili, quello sicuro. Dobbiamo reclutare anche fanteria di base, probabilmente sì. Anche se le risorse che abbiamo sono ben poche, come mai? Ci manca l'equipaggiamento di fanteria di base. 32 giorni però lo avremo, non è troppo un problema. Quindi non riusciamo a sfondare per adesso. Non riusciamo a sfondare. Pian piano ci riusciremo. Ci voglio riuscire. Ci voglio riuscire. Voglio tagliare fuori almeno qualche divisione. Purtroppo non avendo aerei eccetera non possiamo fare granché. Accettiamo i loro equipaggiamenti momentaneamente. Un po' di... War support, giusto per avere proprio i mouse assurdi, dai. Li accettiamo volentieri. Utilizziamo un po' di pulita power per la guerra. Aumentiamo la velocità se lo facciamo notte. Basterebbe... Là stiamo vincendo San Francisco. Vinciamo e poi si risette sempre. Da 97 al 91 praticamente. Ogni volta. Li attacchiamo. Ottimo. Poi potremmo tagliarli fuori in qualche modo. Abbiamo la moto, i veicoli. Li possiamo muoverci in velocità probabilmente. Tagliamoli a bada. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Tutto quello che abbiamo assaltiamo. E anche voi fate tutti i vostri doveri in questo momento. Non dovrebbero avere più rifornimenti. Pian piano dovremmo sconfiggerli. Probabilmente basterà prendere San Francisco. Basta muoversi però. Abbiamo 80 divisioni a San Francisco che fanno il loro lavoro sporchissimo. E qui guadagniamo un bel po' di risorse. Guardate qui a Roma. Abbiamo tante risorse che sfrutteremo noi direttamente. E non li ha. Non mi accontento della percentuale. Ottimo, allora prendiamo gli stati, seleziona tutto, perdiamo anche, non voglio pappettare nulla, no, la loro navy, va bene, i loro stati, perfetto, semi demands, conferma esci. Neanche gli sci sono stati integrati, abbiamo acquistato anche un trade node, quindi ciò vuol dire che possiamo avere ancora più introiti in termini di tappi. Quello di San Francisco, ha 3 rotte disponibili. Facciamo commerciare con Shady Sands. Ma posso mettere anche Shady Sands e basta. Potenzialmente sì. Ma sì, commerciamo solo con Shady Sands. Ok. Abbiamo sbloccato anche Freedom is not negotiable. Probabilmente perché abbiamo conquistato i Shi.
Sì, esatto. Sending the Rangers, avevo bypassato queste cose che avevo conquistato già direttamente come prima in questa guerra. Molto bene. Allora, detto questo, immagino molti introiti dai nuovi trade nodes, giusto? Abbiamo tanti introiti ogni 3 mesi noi in termini di NCR dollars, che è fantastico. New Citizen Care Package, resistenza, se resiste target, resiste decay speed, daily compliance. Allora, questo ci serve, perché chiaramente abbiamo dei territori conquistati. Sviluppiamo anche un po' San Francisco. Sac City, The Hub. Ok, tanti investimenti, tantissimi investimenti. San Francisco disabled. Cosa posso fare qui? Non posso fare niente. Repair not completed within 28 days. Economic resurgence. Ok, dovrebbe. Non potevo cliccare nulla, quindi dovrebbe andare a funzionare da solo. Mettiamola così. Qui continuiamo a costruire fabbriche civili, a sbloccare fabbriche civili e risorse, a sfruttare nella nostra produzione di varie cose. Trooper Warfare, Mechanized Warfare. Non sono andati di Troopers. Qui Entrenchment, Hard Attack, Max Speed, oppure utilizzare i veicoli in generale. Tank Platoon, Tech Platoon, Entrenchment. Non so se trincerarmi, concentrarmi sulla fanteria, oppure andare di Mechanized. Bella domanda. Niente di meccanizzato. Però possiamo anche aspettare. Non c'è bisogno di cliccare adesso e sbloccare quelle cose al momento. Veicoli di difesa e più HP. Qui più soft hard attack. Qua ci sono i tank improvvisati. I carri armati però non li facciamo. Sviluppiamo un po' di armi per i nostri fireteam. Anche demolizione, cose di questo genere. Tutte cose che possono tornare molto utili alla nostra fanteria. Abbiamo anche una flotta considerevole adesso. Guardate che flotta che abbiamo. Ottimo, no? Abbiamo una bellissima flotta da dover sfruttare. Tutto questo, stabilità è tornata normale. War support è un po' più alto del solito, il che fa bene. Dovremo sicuramente lavorare su più stabilità, su più war support e soprattutto su cos'altro. Penso che l'infanteria forse faccia anche un po' più male. Allora, voi però, i dogs cosa fanno di preciso? Meno organizzazione, però aumenta difesa, breakthrough, soft attack, hard attack. Non so se convenga. Meno piercing. Potrebbero cioè, convenire. Bisogna produrli. Li usiamo come supporto i cani. Quello sì, quello sicuramente. Poi si producono. È un po' brutto a dire che si producono i cani, ma questo in realtà ci basta fare così. Le fabbriche dopo si sì, lavoreranno sui cani. Sul loro allevamento, qui potremmo addirittura aumentare la nostra organizzazione, le combat experience. Questo non sarebbe male. In queste piccole guerre cerchiamo di avere una fanteria con esperienza, in modo tale da per avere truppe pronte per le guerre future, quelle guerre più importanti che ci impegneranno non poco su vari punti di vista. Lavoreremo anche su della fanteria forse aggressiva, ma forse non serve avere fanteria da 40, cose del genere, o da 10, che abbiamo comunque forze speciali che sono quelle che andano a fare i danni. Ah, a livello di veicoli, secondo me per adesso va anche bene. Bisognerebbe concentrarsi. Non voglio concentrarmi sui robot. Qua cosa possiamo fare? Cosa del support range, ground attack. Questo qua è ciò che ci servirà. Ci vuole anche un sacco di giorni per ricercare certe cose. Abbiamo un evento che è a tempo. Però vedete, non posso fare nulla. San Francisco disabled. Dovrebbe ricostruirsi da solo. Non capisco bene. Infrastrutture. Proviamo a migliorare le infrastrutture velocemente. Che non mi fa fare nulla dal punto di vista del trade hub, del trade node. No, non mi fa. Non mi dice riparo, cose del genere. Quindi penso sia normale perché abbiamo combattuto in quel territorio. Dove costruire poi fabbriche, eccetera, nei territori dove ci sono i trade node in realtà. Sono curioso di vedere cosa succede fra 16 giorni, però. Quello poco mi assicuro. Stream plane attacker. Perfetto. Tu cosa serve? Siamo un po' troppo avanti con lightweight metals. Beh, in realtà potrei anche ricercare in anticipo andare su aerei più forti. Secondo me lo facciamo, non abbiamo estrema fretta. Stavo già ricercando questo, per qua ci vorranno un bel po' di giorni, ma potremmo sfruttare. No, non abbiamo esperienza di aerei, quindi non possiamo sfruttare proprio niente. Un anno senza aerei vogliamo fare? Non lo so. Non lo so. Qual è la differenza? C'è differenza atroce, deduco. Tu hai grande attacco 8.2 rispetto a 15.4. Sapete che vi dico? Io direi di concentrarci su altro. Magari armi laser per la fanteria potrebbe essere interessante.
No, se vuoi pure lì, questo qua ho cercato poco, però adesso mi va anche bene così. In tutta onestà. Stiamo tralasciando forse aspetti importanti come la diplomatic distance, coordinazione. Cominciamo a produrre aerei, no? Mettiamo aerei in produzione. Devo fare cose qua dentro. Sì, posso comunque aumentare l'attacco, eccetera. Abbiamo bisogno però di... abbiamo bisogno di esperienza. Per adesso andiamo su dei aerei normali così. Che può andare comunque bene. Facciamo una cosa di questo tipo. Direi di sì. Abbiamo bisogno di fabbriche. Fabbriche. Le costruiamo velocemente, ma non abbastanza velocemente. Abbiamo anche della resistenza che rompe le palle, non poco. Potremmo anche andare su intelligence, giusto? Abbiamo bisogno dell'intelligence. Mi piace questa icona, molto bella. Così da gestire la resistenza in modo più, con più facilità. Tanto due fabbriche non sono niente per adesso. Getta del Sole si è unita alla Sister Legion. Ok, questo è un evento importante, deduco. Perché immagino che andranno ad aiutare la Caesar Legion in futuro. Quindi loro sono uniti alla legione di Caesar, di Cesare, di Cesare. Con tante altre fazioni. Sarà un bello scontro contro di loro. Sicuramente andiamo a combattere contro di loro. Economic Resurgence. Noi downtown. Come, ok, quindi adesso commercio puro a San Francisco. Team Frontier ricercata. Infantry Air Technology. Questo per il futuro potrebbe tornare utile. La ricerchiamo. Sicuramente. Allora, qui abbiamo resistenza dove? A San Francisco. 28%. Tutto questo non riusciamo a gestirlo con... Forse ci mancano gli equipaggiamenti. Gli equipaggiamenti per Riot. Ma in realtà no. Dobbiamo riuscire a gestirlo in qualche modo. Non so perché non riusciamo a pieno. Posti di produzione degli aerei. Ok, però non mi dà esperienza di aerei. Quindi adesso forse non mi interessi particolarmente. Popula, Special Forces Attack, eccetera, lo sblocchiamo. Andremo a combattere sicuramente presto. Abbiamo trovato altro equipaggiamento. Abbiamo più income, meno costi con i tappi, più introiti per 180 giorni. Ottimo, molto bene direi. Direi molto molto bene. Però sì, mi serve bisogno di reclutare i Rioters in modo tale da tenere a bada quei territori che abbiamo conquistato. Logistics può tornare utile? Probabilmente sì, sono cose che tornano sempre utili quelle. Rioters, vi metto da 10. Cos'altro posso mettere qui che aiuta con la suppression? La soppressione, dov'è innanzitutto? È qui, siamo 13. I cani, anche la recon potenzialmente, però direi mettere i cani per ora. Vi recluterei pure. 5 divisioni li facciamo spawnare qui nel territorio, ex territorio sci. Stiamo reclutando tanti uomini, in realtà non troppissimi, però a me interessano molto di più i Rangers che altro. Molto bene. Range Intelligence c'è, ottimo. Quindi adesso cosa bisogna fare per tenere a bada la resistenza? Cryptology, Enemy Nationality Recruit Chance, Operazione Difesa, Difesa. Counter Intelligence, Root Out Resistance Mission Effect, questo qua mi interessa. Tra un mese recupereremo anche la spia. Ragazzi, ci vediamo qui con l'episodio. Abbiamo fatto parecchio, ma c'è ancora molto altro da fare. Molto bella questa mod. Cioè, pensando che sto giocando in SIAR, posso giocare in mille modi differenti e pensare quante fazioni interessanti ci sono nel mondo di Fallout. Alcune qua probabilmente mai sentite, inventate, non lo so, ma ce ne sarebbe tantissimo da giocare in questa mod. Fatta molto molto bene. Sembra complessa, non è facilissima, ma secondo me non è neanche insormontabile. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!